eventi che sono successi nella villa. Oramai un ricordo e tutto si è rimesso più o meno in carreggiata. Sono stati dalla famiglia passato un momento tragico, pienamente superato, e di questi ne siamo contentissimi. Il nostro concerto del 6 gennaio è stata la prima manifestazione pubblica dopo l'evento disastroso a cui Giovanni ha rimesso prima. Grazie a tutti voi. Dopo la concetta dell'Epifania faccio un po' il resoconto, perché è giusto che il Presidente lo faccia, se no cosa faccio? Suono, non suono, ma sono un po' suonato, diciamo, e mi resta che fare questo. Allora, concetto dell'Epifania, a febbraio abbiamo fatto una cena di San Valentino per la raccolta fondi. Quest'anno non lo faremo a San Valentino perché l'anno scorso, il giorno dopo, i più si sono separati o si sono divisi o hanno ritirato, e quindi preferiamo fare un'altra festa. Al 7 giugno c'è stato il concerto di apertura che dovevamo tenere nel chiostro, però meno male che è stato fatto nel santuario Santo Crocifisso, perché quella sera si era scatenato il diluvio, quindi siamo riusciti a farlo nel santuario con la partecipazione della brava Valeria Vecerina col violino. E nella stessa sera avevamo premiato due ormai vecchietti del sodalizio, Guidi e Garavaglia, che sono entrati da giovani, però il tempo passa anche per loro, e li premiamo ancora oggi con un applauso. Poi abbiamo fatto un concerto che è stato meraviglioso, è stata una giornata splendida. Abbiamo fatto un concerto al Rifugio Saef, ai Corri di Ganso, a 1270 metri, in una giornata splendida, con un panorama, con uno scenario inusuale, che c'erano le Grigne, il Resegone, il Lago di Como e nel prato il corpo musicale della cittadina che ha suonato per tutti i presenti. È stata una giornata memorabile. E ancora per la prima volta, dopo tanti anni che non si effettuava, abbiamo fatto un concerto a Medasud, concerto serale, nel parco Beretta Molla, ed è stata una cosa molto coreografica, con tutte le luci del parco. È stato molto bello, molto apprezzato. Abbiamo accompagnato la statua di San Giovanni, nel rione San Giovanni, però l'abbiamo accompagnata lì, poi la statua è scappata un'altra volta, tanto è vero che non c'è ancora, non è stata ancora depositata, qui l'assessore di San Giovanni ha la sua colpa. Siamo stati nel rione Svizzera con cantanti, con i giovanissimi cantanti Marta Frater e Roberto Cortani. Concerto inedito per la presenza di questi cantanti giovani e con la presenza anche del mago internazionale Valery, che ci ha divertito per tutta la serata. Poi siamo andati in trasferta il 23 ottobre alla festa dell'agricoltura a Sale e il 7 ottobre alla 41esima festa della montagna a Fabbrica Curone, tutte in provincia di Alessandria. Gli amici di Sale non sono presenti oggi perché è un gruppo molto attivo e in questo periodo hanno pensato bene di fare un presepe vivente lì a Sale, oltretutto nel locale dove ci ospitano a pranzo, quindi se vengono qui la manca il bambino San Giuseppe, la Madonna, il presepe non si fa, e quindi vabbè, li ringraziamo lo stesso. Al 10 ottobre abbiamo presenziato al premio Meta organizzato da Proloco, che è stato premiato il nostro vicepresidente Giovanni Antonio Traversa.
ringraziamo ancora per la sua disponibilità, per la messa a disposizione di questo magnifico posto, di questa magnifica villa. Sembra che non abbiamo fatto niente, però vedete che insomma abbiamo lavorato. Il 17 novembre abbiamo fatto un concerto in santuario con il cantoro San Giovanni Bosco del Ceredo, pienamente riuscito e brillantemente eseguito con grande partecipazione di pubblico, santuario pieno zeppo di gente. Purtroppo, al di là degli eventi belli e calorosi e simpatici, in quest'anno abbiamo avuto anche qualcosa un po' di meno bello, di negativo, che è stata la scomparsa di Emilio Pozzoli, innanzitutto, che è stato nostro consigliere per tanti anni, e una testa d'ariete allora con Giancarlo Galimberti hanno sfondato il portone d'ingresso per permettere di usufruire la cittadinanza di questo posto, e lo ricordiamo per questo. Poi va ricordato, e questo è stata una colonna portante del nostro corpo musicale, Lino Guidi, e si sente la mancanza di Lino, purtroppo all'improvviso è venuto a mancare. Come ci siamo rammaricati e siamo stati vicini a Giuliano, un nostro musicante che oggi non c'è, per la perdita prematura del figlio ventenne per un incidente stradale. Come cittadina siamo stati vicini a Giuliano, ma purtroppo questa è la vita. Ringraziamenti innanzitutto alla famiglia Traversi, lo ribadisco, all'amministrazione comunale, quindi alla persona di due assessori, alla parrocchia, in particolare a Don Claudio Carboni, agli amici che ci offrono i premi della lotteria, alla stampa, giornali di Sereni, Giorno, Cittadino, e tanti che ci aiutano. Un particolare ringraziamento a Carlo Barzani e Carletto, che adesso è giù da basso e che comunque poi offrirà un rinfresco a tutti voi. A Manuela, che oramai da quanti anni è che sei ufficialmente nostra presentatrice. Quindi 5 anni, Manuela, sempre una bella presenza. È arrivata donna Federica, prego siedi di fianco alla gioventù, l'assessore, sempre bisogno poi. Bisogna tenerli buoni, questi politici bisogna tenerli buoni. Va bene, allora non posso fare altro che invitare il nostro maestro Sergio Michelina, oramai conosciuto e apprezzato in tutta la Brianza. Ha fatto le mie vacanze? Abbastanza. Abbastanza perché ho perso un zio carissimo qualche giorno fa. Un zio molto caro, un secondo papà. E ieri ero a San Donato di Piano, proprio per ricordarlo. Ed è stata un'emozione per me suonare il suo funerale. Lui era qua con noi, tra l'altro, proprio nel suo cortile l'anno scorso, ad ascoltarmi. Lo ricordo. Ci dispiace, ci uniamo con condoglianze al dolore. Comunque noto che sei leggermente ingrassato. Ok, ci la parola a voi. E fu anche il suo primo insegnante, il nonno, lo zio e il fratello. Nel 1875 Josef diventa membro del quartetto diretto da suo padre, mentre nell'87 ne diventa leader. Successivamente diventa violinista solista nella Cappella di Corte di Vienna e professore al Conservatorio di Vienna e dal 1901 al 1903 fu direttore principale della Filarmonica della stessa città. Nelle sue composizioni lo spirito viennese lo accomuna alla musica straussiana, il sapore, l'eleganza e l'allegria sono praticamente le stesse. Oggi, di Agnes Berger, ascoltiamo Kleiner Anzeiger.
come riuscite a rendere conti, sarà un programma tutto brioso, proprio in stile viennese, e del resto anche l'ambiente richiama. Leggevo su un settimanale, un settimanale qui della zona, tanta pubblicità per un concerto fatto in un teatro, che bello che sia, se è un teatro. Quindi noi cosa dovremmo dire? Cosa dovremmo far scrivere per eseguire in un concerto, in un posto unico in tutta la regione come questo? A lui. Continuiamo con un brano di... Io chiedo gentilmente scusa per la pronuncia dei nomi, se sbaglio, chiedo scusa. Hans Christian Lumbye, compositore e direttore d'orchestra danese. Fra i pochi compositori danesi noti all'estero, fu autore di più di 700 opere, principalmente mazurche, polche, galop e marce, ed è noto come lo Strauss del Nord. Figlio di un militare, all'età di 14 anni entrò a far parte della banda di un reggimento di dragoni. Accanto all'attività bandistica, Lumbye entrò nell'orchestra dell'affermato direttore Füssel. Ebbe così occasione di comporre musica da ballo e di farsi conoscere a sua volta come direttore. Un punto di svolta si ebbe quando un'orchestra austriaca eseguì nella capitale danese musiche di Strauss padre. Visto il successo dello stile viennese, Lumbye si ispirò alla nuova moda affermandosi come compositore. Purtroppo nel 1872 dovette ritirarsi dall'attività per l'aggravarsi della sordità di cui soffriva. Oggi invece per noi ascoltiamo Champagne Galop. Thank you.
tempo del solito per terminare la sua operetta Der Zigeuner Baron, lo zingaro barone, di cui oggi ascolteremo una marcia. La trama riprende la novella di uno scrittore ungherese e, dopo il lavoro durato ben 3 anni, finalmente l'opera fu rappresentata per la prima volta nel teatro di Vienna nel 1885. In questo lavoro Strauss crea finissimi contrasti di musica tra l'alta società austriaca e i passionali gitani. Con umorismo e charme coniuga differenti modi di vita rappresentandoli musicalmente, ad esempio quando contrappone la musica gitana, talora malinconica e talora energica, ai suoni della polca e dei valzer che richiamano invece l'atmosfera viennese. La trama si svolge nel 1741 e narra le vicende di un barone caduto in disgrazia che va in guerra per riconquistare il proprio onore ed essere degno della moglie della bellissima gitana Saffi, che alla fine saprà essere figlia del pascià turco. Al suo rientro, titolo e beni gli vengono restituiti e finalmente potrà essere felice con Saffi. Lo zingaro barone è tra i maggiori successi di Strauss figlio ed è a tutt'oggi un'operetta molto amata. Insieme a suo padre ha registrato le composizioni di Antonín Dvořák,
e Benedikt Smetana per violino e pianoforte. Dal 2006 è insegnante al Conservatorio di Teplice ed è direttore artistico e musicale di numerose formazioni orchestrali. The Irish Washerwoman è una tradizionale giga irlandese, la cui melodia è familiare a molte persone in Irlanda, nelle isole britanniche e nel Nord America. Ripete il suo ritornello più volte, aumentando gradualmente il tempo, fino ad essere giocato molto velocemente, prima di formarsi improvvisamente. Thank you.
Allora, come annunciato prima, abbiamo la presenza di ben due assessori, l'assessore Mariani e l'assessore Bonacina. Immagino vogliamo portare il saluto dall'amministrazione. Buongiorno, ben ritrovati. Momento degli auguri di buon anno, facendo un po'. L'auguro come oggi, che durante l'anno facciamo tanti, di potersi ritrovare ancora in questa occasione in tanti altri, quindi di fare, di passare a quella che è la società, la comunità, quindi di uscire di casa, di trovarsi, per scambiarsi quattro parole, vedersi anche qua, che mandarsi a quel paese che ogni tanto serve. L'augurio invece per voi, che grazie anche per oggi, di, se durante l'anno ci sarà qualche momento in cui non voglio uscire piuttosto che sono stanco, ricordarci che c'è qualcuno che ci aspetta per divertirsi e per ritrovarsi, per avere anche un'oretta di spensieratezza, che anche qualche momento sono uffici, però la musica serve anche a questo. Quindi gli auguri dal nome mio, dal nome dell'amministrazione per tutti, buona continuazione e buon divertimento. Prima mi sono dimenticato che tra i nostri impegni ci sono anche quelli, diciamo, civili, istituzionali, e ci vedrà ben presto impegnati per il 10 febbraio, nel giorno della memoria dei martiri delle foibe e nel ricordo Juan nel parco monumento in Piazza Cavour, e poi al 17 marzo per l'inaugurazione della sede degli Ammini, che non so dove sarà, però è stato detto. Ah no, non so neanche. Va bene. E quindi inizieremo il tour del 2019 con gli impegni istituzionali. Grazie. Volevo ricordare anche che tutto questo andare avanti costa lavoro e non poca fatica. Spero che sia soddisfatta dal numero dei biglietti che avete acquistato, se no chiudiamo il portone dopo. Non vi lasciamo andare a casa. Va bene, possiamo continuare. Continuiamo con Per Bumbunzuk, treno dei divertimenti, una polca veloce di Johann Strauss figlio. Johann Strauss è stato un compositore e direttore d'orchestra austriaco, figlio dell'omonimo compositore Johann Strauss. È principalmente noto per la sua attività di compositore di musica da ballo e di operette. Alla sua figura e a quella degli altri membri della sua famiglia è dedicato l'annuale concerto di Capodanno offerto dalla Filarmonica di Vienna. Posso continuare? Abbandonato, dai, scopriremo poi. Bene. Un soggetto di opinione nel 1890 lo rilevò essere il terzo tra le personalità più celebri d'Europa. Era preceduto nell'ordine dalla regina Vittoria e dal cancelliere Otto von Bismarck, direi una gran bella graduatoria. Figlio primogenito del compositore Johann Strauss padre, è stato il più celebre membro di una famiglia di musicisti che, per quasi un secolo, dominò le scene musicali viennesi. La sua fama è legata soprattutto ai suoi valzer, alcuni dei quali ancora oggi celeberrimi, come quello che viene considerato il valzer più famoso di tutti i tempi, sul Bel Danubio Blu. La polca che ascolteremo oggi, detta anche Treno dei Divertimenti, fu composta in occasione del ballo dell'Associazione degli Industriali che si svolse a Vienna il 19 gennaio 1864 per celebrare l'inaugurazione della nuova rete ferroviaria nell'Austria meridionale. Thank you.
Allora adesso concediamo al maestro che è il momento dell'estrazione dei biglietti della lotteria. Ho visto un personaggio strano che si aggirava per lì e che ti ha lasciato un secchio. Non so, sarà per me. Scopriremo. Attenzione, ti resta un male. Allora provvediamo all'estrazione. Prendiamo ecco il nostro classico pentolone, mani vergini, oggi ne abbiamo due. Sì, no, non ti preoccupare. Luigi, che sarà uno dei futuri presidenti. Dai che farà il presidente della banda. Dirigente. Ho messo lì la pinzetta. Farà il presidente della banda. Tradizione di famiglia. Allora. Allora, benvenuti tutti alla lotteria della nostra consueta lotteria. Un attimo che devo fare un giro bene. Spegnilo adesso il coso, tanto. Grazie innanzitutto della gradita presenza. Grazie di essere venuta. Sappiamo che sei una nostra fans e ti ringraziamo della presenza. Allora, diamo anche questi. Non siamo abituati a dare fiori agli uomini e quindi voglio mangiare il nostro maestro, che adesso è a riposo, Sergio Carlo Vicerina, donando un vaso di fiori a Marco. Eccoli Marco. Grazie, cerca di trattenere il nostro maestro perché ho visto che è grassato. Va bene, vogliamo continuare con il concerto e richiamiamo sul podio il maestro Sergio Carlo Vicini. Si fa attendere, eccolo. Grazie maestro. Nel 1926 entra nell'Harvard University, dove ha studiato teoria, pianoforte, trombone, composizione, organo e contrabbasso, diventando direttore dell'orchestra dell'università. Le registrazioni delle sue opere sono grandi successi commerciali. Blue Tango raggiunse la prima posizione nella Billboard Hot 100 per ben 5 settimane e fu la prima registrazione strumentale a vendere 1 milione di copie. E le sue opere sono state impiegate anche diverse volte in numerosi film di successo. Oggi ascolteremo St. Pepper Ballet. Prego, prego.
professori. Non riesco a suonare, quindi ho bisogno della mia, del mio... Andiamo sopra il giro. Provato. Trovi. Abbiamo il giro, abbiamo un po' di mano. Leggi anche tu con me, eh? Sì. Perfetto. Dai. Datemi un là, per favore. Ok. Aspetta un altro momento. Scusa. Che puzza di mesa. Un apprendista, bisogna aver pazienza. Ci siamo. Thank you.
Ringraziamo innanzitutto Marco Cerosa che ha diretto la Camera. Maestro, ti sei guadagnato 15 giorni di vacanza per riprenderti da questo stato, perché è un lavoro non abituale per te, poi un duro lavoro. C'è un mio amico imprenditore edile in sala, voleva assumerti, ma va bene. Come vedete, proprio brio austriaco per concludere questi giorni di vacanza, visto che domani si ritorna alla normalità con il tram lavorativo. Vuoi prendere un omaggio floreale per Rosy Marelli, Rosy Vieni. Un marito che la cittadina a tuo marito vorrebbe fare un momento, perché sempre disponibile in qualsiasi momento per qualsiasi motivo, e attraverso questo omaggio floreale che diamo a te ringraziamo Guglielmo. Le donne fanno tu, prendo i fiori, andare di lavoro. Ma io sono maschilista. Non mi scordo, perché oggi è il giorno della Befana. No? E voi rispondete, è anche il giorno dei Re Magi. Ma la Befana è la Befana. I Re Magi erano dei Re. Vedi che c'è una grossa differenza. Grazie. Borodin nasce a Pietroburgo nel 1833 da una nobile famiglia di origini caucasiche. Si laurea giovanissimo in medicina ed intraprende la carriera universitaria diventando a soli 28 anni titolare della cattedra di chimica e coltivando parallelamente la sua passione per la musica. Le danze polovesiane di Alessandro Borodin si ricollocano nel secondo atto del Principe Igor, l'opera considerata il massimo capolavoro della sua produzione. Il soggetto del Principe Igor si richiama a un poema epico del XII secolo, una sorta di chanson de geste sulla storia medievale russa, in cui si narra della spedizione dei principi di Novgorod guidati da Igor Sviatoslavic contro appunto i polovesi. Queste danze polovesiane godono da moltissimi anni di una vita autonoma in campo concertistico e sono senza dubbio una delle pagine più amate del grande pubblico. Thank you.
molto impegnativo, complimenti maestro, è stato preparato anche in poco tempo, quindi questo dimostra ancora la bravura dei nostri musicanti, complimenti. Come avrete notato nei foglietti sulle sedie, avete la possibilità di essere informati tempestivamente sulle nostre iniziative che faremo, sia concerti, gite, incontri, cene e così via. Questo lasciando una vostra mail oppure un numero di cellulare, sarete inseriti nell'elenco e ogni volta vi arriverà il messaggio delle nostre iniziative. Oltretutto, oltre a quello che annunciavo prima, i due impegni istituzionali, sicuramente organizzeremo una gita, visto che è l'anno leonardesco quest'anno, una gita sull'Art per vedere le opere di Leonardo programmate, progettate, che ancora tutt'oggi funzionano sull'Art. Cosa devo vedere, Giovanni? Appunto diceva Giovanni Antonio che qui ne abbiamo una riprova del Cristo benedicente. Vuoi illustrare la pittura? Sì, no, il Cristo benedicente Salvator Mundi, perché tiene il globo terracco nella mano sinistra. Come sapete, un quadro con lo stesso soggetto è stato venduto a New York per 350 milioni di euro. Spero che nessuno offra una cifra del genere, se no stacco l'affresco con le mie mani. Comunque, no, è vero, l'hanno leonardesco perché nel 2019 festeggiamo il 500, ricordiamo il 500 anni dal 1519 quando è morto Leonardo da Vinci, quindi si è scatenato l'inferno, soprattutto a Milano, però a Meda abbiamo delle pitture che hanno sicuramente delle ascendenze leonardesche, compreso San Giovanni Evangelista, che è molto femmineo, come vedete, ha queste fattezze particolari ed è uno dei punti di contatto della pittura di Guini come discepolo di Leonardo da Vinci. Scusate la parentesi, ma... Allora, grazie. Giovanni è un pozzo di cultura. Complimenti. Allora, Federica, nell'attesa che tu realizzi tutto questo ben di Dio, staccando l'affresco della cosa, vogliamo ringraziarti e omaggiare, accontentati di questo breve momento, in attesa dei milioni del mio lavoro. Con l'augurio che qualcuno se ne accorga e lo voglia comprare con queste cifre che ci sono. Va bene. Ok, allora abbiamo un altro mazzo. Oramai siamo quasi alla conclusione del concerto e con questo omaggio floreale voglio ringraziare Manuela per la sua sempre disponibilità. Prosper Mérimée, ne apporta delle modifiche salienti, tra cui l'introduzione di nuove
nuovi personaggi e il carattere di José nel romanzo descritto come un bandito rozzo e brutale. La sua prima rappresentazione avvenne all'Opéra Comique di Parigi il 3 marzo 1875, il giorno stesso in cui Bizet fu premiato con la Legion d'Honneur. Inizialmente l'opera non ebbe grande successo, così che Bizet, morto 3 mesi dopo la prima rappresentazione, non poté purtroppo vederne la fortuna che ad oggi invece noi ammiriamo. Thank you.
questo. Thank you.
Buon anno a tutti. Auguri. Auguri.